Finchine, oggi parliamo di unghie e nello specifico di come curarle per averle impeccabili, per avere unghie impeccabili. Il primo passaggio da fare per iniziare con una manicure è sicuramente ammorbidire le pellicine, il giro cuticole, con della semplicissima crema per mani e poi andare a prendere il bastoncino di legno d'arancio oppure come faccio io l'attrezzino in acciaio per spingere le cuticole e appunto pian piano andiamo a spingere tutte le pellicine verso la lunetta. Regola fondamentale, aprite bene le orecchie, non, e dico non, tagliate mai le cuticole, ma come vi dicevo prima andate soltanto a spingerle, perché se le andate a tagliare è possibile che vi provochiate delle micro ferite e in più quando le cuticole andranno di nuovo a crescere cresceranno molto ma molto più dure e quindi la prossima volta che farete la manicure sarà molto più difficile andarle a spingere. Andate sempre a massaggiare con dell'olio, se non avete l'olio specifico per cuticole utilizzate il classico olio da cucina, perché alla fine i componenti diciamo che sono simili, ok, che si dovrebbe sempre utilizzare un prodotto specifico, però se non ce l'avete in casa non andate per forza a comprarlo, ma utilizzate l'olio da cucina che è praticamente la stessa cosa. Se avete unghie che si sfaldano e ci sono, almeno per quanto mi riguarda, alcuni periodi in cui purtroppo ciò accade, andate ad utilizzare come base per poi applicare il vostro smalto colorato un trasparente rinforzante. Se siete delle fumatrici, potreste notare sulle vostre unghie delle piccole macchioline da nicotina. Se volete eliminarle è molto semplice, perché basterà andare a sfregare del limone sulle unghie, però dovete sfregare energicamente. Altra regola che secondo me è un po' sottovalutata è quella di non utilizzare mai lime metalliche, ce n'è veramente un'infinità, però vi consiglio di utilizzare le lime in cartone perché sono meno, diciamo, invasive sulle unghie. Le unghie sono delicatissime, quindi quando andiamo a limarle, andiamo a sfregarle, cerchiamo di non utilizzare il metallo, ma appunto le lime in cartone. Una volta che vi andate a limare le unghie, però state attente a non andare a toccare troppo i vostri bordi, i lati, perché farete sì che si vadano a indebolire e questo non lo vogliamo assolutamente, perché prima di andare a stendere una base protettiva, sempre comunque prima di andare poi ad applicare una colorazione, andate ad utilizzare un buffer su tutte le unghie. Prima limate la forma che desiderate, poi andate a opacizzare le unghie con appunto gli appositi buffer, utilizzate in seguito quelle spazzoline per togliere i residui di polvere delle unghie e poi soltanto in quel momento potrete andare ad applicare la vostra base, una base che sarà differente a seconda della vostra unghia. Come vi dicevo prima, se avete le unghie deboli dovrete andare ad utilizzare un rinforzante, se avete le unghie colorate di giallino dovrete andare ad utilizzare quegli smalti che sono sul lillino, sono un trasparente però lillino apposito per togliere il giallo, così via per i vari problemini che potete avere. Mai applicare lo smalto colorato direttamente sull'unghia perché andrete a rovinarla. Cercate sempre di creare un minimo di protezione tra l'unghia e il colore che andrete a mettere, perché così non andrete direttamente sull'unghia e quindi ad applicare determinati ingredienti che comunque non sono tanto salutari direttamente su di voi. Nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto. Fatemi sapere se conoscevate già tutti questi tips. Io vi do un bacio enorme, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!